questa galleria che si chiama Hiroshima Ondori Street, zona di ristoranti, negozi di vestiti, centri commerciali, supermercati, penso che sia la strada principale e più importante di Hiroshima. Daito Station, centro? Centro? Pieno di Pikachu, eh? Alla grande, anche Red Bull. Minion. Crane game, virtual game, metal game, pachinko, video game, card game, photo booth, music game, c'è di tutto. Però io ho fame e vado a mangiare, che è meglio, sono quasi le due, mi sa. Negozio di alimentari con sushi, wow, pochissimo, davvero, 2 euro. Riso, polpettine di riso, pesce essiccato, pieno di gente. Assaggio qualcosa. Pieno di fagioli, aglio, andiamo a mangiare, va, mi sto dilungando. Qua c'è un gamberetto secco, assaggiamo? Li preferisco crudi. E questo è il posto Shinteki Okonomimura. Siamo arrivati. Sono 4 piani. Welcome to Hiroshima, welcome to Okonomimura. Qua c'è già un ristorante. Già l'acquolina in bocca, ragazzi. Ne ho trovato uno, questo è il menù, qua ci sono le ostriche, il kimchi, qui abbiamo Hiroshima beef, manzo di Hiroshima, qui abbiamo oyster con sake, queste devono essere davvero interessanti. We'll be right back.
Ed eccolo qua, bello e pronto, okonomiyaki originale da Hiroshima. E qui ci sono delle ostriche cotte con il sake. Adesso le assaggiamo. A dire la verità, ne ho assaggiata già una, ma stavo facendo il time lapse. Raga, questa è la fine del mondo. Ce la metti nella soia. Pronti? Uno spettacolo. A me le ostriche piacciono tantissimo crude, ma queste cotte con il sake sono deliziose. In pratica ti danno una spatolina dove ci fai delle sezioni, ci tagli i noodle e con le bacchette lo mangi. Penso che si faccia così. È enorme. Pasto completo. Proviamo? Un solo boccone. La prima volta che lo assaggio in Giappone e ti rendi conto che non hai mai assaggiato l'originale. Mangiare okonomiyaki a Hiroshima, una delle cose assolutamente da fare se venite in Giappone. E se siete qui, vi consiglio di venire in questo posto che si chiama Okonomimura. Vi metto il link su Google Map in descrizione come al solito, così potrete trovarlo facilmente. Speso più o meno 2600 yen, che sarebbero circa 20 euro, però ho mangiato, oltre all'okonomiyaki originale, ho mangiato le ostriche cotte in sake e un bicchiere di soju. Spero che questo video vi sia piaciuto, non dimenticate di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!